Buonasera a tutti. Buonasera, benvenuti a tutti i libri. Partiamo ora per la serata va avanti, poi se ne prima lasciate gli aspettati, però per anticipare i tempi ci saranno dei ragazzi che passeranno a vendere i biglietti della lotteria, che la vedete qui alla mia destra, dai premi 9 euro di biglietti, ci sono diversi premi importanti, e poi dopo magari vi diremo anche di tutti i colori. Allora, io intanto ringrazio tutti i presenti in sala che avete partecipato a questa inizio di stagione. E anche credo che questa cosa è la prima stagione, la prima volta che si fa la scena stagione con la temperatura giusta. Ecco, parliamo di neve, ma appunto abbiamo una buona temperatura. Abbiamo visto anche la neve con i nostri monti di Appennino, che stanno anche con il mio. Queste informazioni qui le troveremo poi tutte sul nostro giornalino illustrativo, e grazie alla collaborazione con altri sponsor anche quest'anno siamo riusciti a fare, e andare poi a dare vita alla nostra attività. Questo è Fernando Rones, Fernando Rones è stato tutto insieme con la nostra, con il nostro logo. Siamo arrivati alla 18ª volta a Flan, 16 anni consecutivi abbiamo cantato di anno, abbiamo fatto tante prime, abbiamo diverse strutture, ancora c'è qualche spazio disponibile. Un hotel, diciamo, un pochino più distanti da dove di solito sia tanto vado, diciamo qui, non tanto vado. Intendiamo sempre essere insomma, però nella zona abbiamo ancora disponibile. Qui passo la parola a Andrea, Andrea è qui insieme alla lavorazione di Sandro, che prima appunto lo fosse la regione, e ora ti passo la parola a Andrea. Buonasera, sono Andrea Bianchi, sono tornato con i vostri e ragazzi e adulti. Sono Sandro, il presidente del nostro master scelto della situazione, che fa medicina. Come sono tutti gli anni, facciamo 5 mesi con scuola di fine, 2 di gennaio, 2 di febbraio e il master. Sono 3 ore di lezione comune, dalle 10 alle 11, alle 1, scusate, e niente, sono tanto veloce, niente. C'è Silvio, che fa per una pasta, che fa il grazie a Andrea, grazie a Sandro e pure a tutto il corso ormai da diversi anni. Non è facile tirare queste cose perché sembra una disperata, ma sarà arrivata l'anno scorso nel 68 mattina, aveva 14 mesi di pista da domani, che solamente a quello tutto non è facile. Queste sono le vicende, ovviamente facciamo appunto i giornali, questo ripeto è trovato appunto sul nostro giornalino, lo potete ritrovare alla sede, nella sede quando andate via, oppure anche direttamente alla casa, la casa è fatta all'uscita, troveremo appunto il nostro giornalino. Il 9 di febbraio, la donna di Antico sarà come struttura, sarà a Pizzolo, Bromiti, Pavanella, il 10-12 marzo, struttura già collaborata la settimana passata con Parenda così il discorso della scuola scia appunto per i bambini e per gli adulti, e poi aprile abbiamo le prestazioni, facciamo 4 giorni in chiusura, l'albergo proprio in centro con tutto il discorso del centro di mestre, piscina, sauna, tutto compreso nel nostro partito. Come vedete la nostra immagine, ormai la lavorazione Nordia è giunta alla nona stagione, ma quando facciamo 10 anni con Nordia e 20 anni di Cilento, che testa che fa aprire perché non entriamo per la stessa volta. Intanto facciamo questa stagione, 2016-2017, abbiamo lo ski
questi test presso la nostra sede, potete comprare con vari livelli, dalla gara fino ad arrivare all'Ormonte e ai Polizia. Questa è un'iniziativa riuscita poi a tutto lo Stato e la scia di Lisa sta prendendo alto e allora ancora abbiamo interesse a sviluppare questa pagina e faremo tre sabati pomeriggio alla ripresa, tre sabati pomeriggio alla ripresa. Sempre la collaborazione con Scuola Sci appunto della Repone, questi sono altri eventi che faremo durante la stagione, che però non sono al giornalino, perché poi valuteremo la rete del progetto, la disponibilità anche delle persone, che ha sparata su una varietà di scelte molto di e questa più la meno, quindi prima di organizzare qualcosa appunto come struttura di stagione al posto di una gara sociale che faceva parte del parcheggio della stagione di Signore. Qui passo la parola a Andrea e darei un grosso applauso a Andrea Rossi, a colui che segue Andrea nel nostro sito web e tutti i nostri social. Grazie Andrea, dai. Ma a tutti sono giusto due numeri per far capire quanto visite fa il nostro sito, che sono costantemente in salita. Allora, la parte di sopra sono le statistiche dell'altra volta, quindi quello che fa l'intervento alla scena di fine stagione. Mentre per il conto partono sempre dal 1 ottobre 2015, quando abbiamo lanciato il sito, e fino ad andare ad oggi. Insomma, i numeri se ne fa parecchi. Perché, ora con lo vedete più avanti, negli ultimi 6 mesi c'è stato un picco tremendo che praticamente il 57% degli indicatori usano il telefono per vedersi, quindi è un po' assurdo. 6 mesi fa, per esempio, Instagram non esisteva, adesso c'è quella di qua, questa zona qua. Queste sono le pagine più viste del nostro sito, quindi vado a vedere gli eventi, anzi non vado a vedere gli eventi, tutte le novità, quindi le news, il nostro blog, i corsi di sci di snowboard, qualcuno va a vedere anche chi c'è da parte dello staff. Le nostre pagine sono viste veramente con la piccola parte. E tant'è vero che poi il nostro sito continua sempre a rinnovarsi, perché abbiamo riesco a mercatino, per adesso c'è solo un prodotto che ti prova. Il mercatino è una cosa molto interessante, perché se dovete vendere il materiale che avete, che ancora vuole, quindi dovete appuntare, ci potete mandare le foto, l'iscrizione, quanto richiedete, e un numero di cellulare, un contatto. E il mercatino diventerà tesserato nello scimmietto. Quindi lo studente non prende un euro su questa cosa qua, quindi è una cosa, la trattativa è riservata tra soli soci. Un'altra pagina molto interessante è il social wall, la parte della diretta, è una pagina che racchiude tutti i social network dove noi andiamo a pubblicare tutti i nostri eventi, iniziative, promozioni, tutti gli altri diretta. Un'altra pagina interessante è la convenzione per i tesserati. Allora, noi quando facciamo il nostro programma invernale dobbiamo andare a rivisitare le strutture già visitate negli anni passati e abbiamo fatto una serie di contratto dove i nostri tesserati, poi magari Silvio mi dà una mano nel spiegare meglio questo lavorato perché siamo avuto del tempo per lavorarla, i nostri tesserati presentandosi alla reception di questo corso hanno diritto ad una percentuale di sconto rispetto al prezzo dei visti pubblici e in questa pagina qua per l'appunto ci sono tutte le strutture e sotto c'è una mappa che ho organizzato per capire meglio dove stanno questi corsi qua. Poi se siete sempre iscritti alle nostre email, alle nostre alla ricetta, quindi ai nostri canali sociali, alla nostra Telegram, poi vedete avanti, e ci siete sempre aggiornati con le nostre promozioni, eventi e quant'altro, quindi è sempre un giorno fissimo questa cosa qua.
perché questo della tutte Telegram, mi raccomando, ci sarà, allora sempre aggiornato in qualsiasi momento, ogni volta noi pubblichiamo o un articolo sul blog o un evento, quindi una gita. Questo è molto probabile perché stati violenti si pubblicano da una settimana all'altra, magari la settimana prima non sappiamo se dobbiamo dare il posto e la settimana dopo c'è l'evento. Quindi avere un canale già sul telefono di tutti i risultati, ci sono la prossima settimana, organizza una gita all'ordine di voi, che è stato fatto quest'estate, che nel giro di una settimana abbiamo fatto fuori due video. Quindi sono stati fatti fuori 40 voti in quella lingua, poi sono stati fino a 20 persone. E quindi Telegram dà aiuto anche in questo. E a questo punto io passo la parola a Silvio, perché è Cristina. Niente, buona serata a tutti. Grazie Andrea. Allora, questi sono gli eventi estivi, sono ad entrare di più anche bene, questi sono un altro mercato, giustamente. Questo serve per farvi capire che con la testa la fisica che voi avete da fare, durante tutto l'anno avete, come ha detto Andrea prima, la possibilità di inserire diversi sconti, tra l'altro tra le uscite di lavoro. Ci sono gli sconti e la federazione, e anche con la testa ASCI, mentre la testa ASCI che fa parte anche di uno dei nostri lavoratori, facendo la testa ASCI, con la testa ASCI ci sono uno sconto di 20 euro, che a riprendere soldi in sala della testa ASCI si fa anche la gente, dove si passa e scontato, testa ASCI, e lo sconto su una struttura, una già vissuta, la testa di decisamente da prima. Non ci permette di andare avanti e creare un giro, perché adesso conta solamente il numero, che più soldi siamo, meglio è. Quando si va a pensare, io sono un giudice a pensare, dovete sapere quanti siamo, quante persone siete, cosa fate, dove andate, quindi... Grazie ai Silvio e alla collaborazione di Andrea e anche a tutta la testa, è una fonte per far vedere cosa facciamo con i numeri che abbiamo. Se con la vostra figlia avete tantissimi vantaggi. Poi non vedremo mail in educativo. Questi sono intanto gli eventi, andare con Aldi, appunto, che l'evento ormai che facciamo da 4-5 giorni, baratti, ormai che qua a tutto questo, sono arrivati a 60 persone, questo non si può non andare, vero? Allora, io a questo punto dico alle mie spalle appunto il singolo del Comune di Catania, so che in sala c'è l'assessore allo sport e il sindaco, ha potuto invitare sul palco l'assessore e il sindaco del Comune di Catania e anche il signor Orlando Galli della Betone, Safra a Betone. Grazie per la vostra presenza. Adesso questa giornata. Buonasera. Io velocissimo, voglio ringraziarvi per tutto quello che fate, fare gli auguri a tutti di una bellissima stagione, quest'anno inizia con la rete, l'orizzonte sono altri mondi che spero sia per avanti. E niente, questo evento è una bellissima realtà toscana, che è forse la più importante della Toscana. Abbiamo la fortuna di ospitarla nel nostro comune con dei ragazzi bravissimi che si fanno quadri e che hanno risultati fantastici. Intanto ringrazio tutti voi e niente, stiamo collaborando con il Comune di Salvatore per organizzare una giornata a fine stagione per i nostri bambini e davvero siamo orgogliosissimi di loro e felicissimi di voi. Grazie a tutti e buona stagione. Buonasera, anch'io sono quello che ha detto Stefano. Noi da Paulinese ci siamo inseriati, io come sindaco, sono stato tempo, la sera, siamo inseriati a poco. Ci siamo dati l'obiettivo di conoscere un po' tutto il nostro territorio, anche in realtà che magari non ha visto fino a poco tempo fa, anche se si è comunque accolto da più volte, da anche negli anni precedenti. Però ecco, ma credo che sono un buon la stessa potenzialità, la stessa volontà
italiani per essere più numerosi in Italia per l'attivazione di qualsiasi tipo. Però io non voglio aggiungere niente di più che detto Stefano. Noi siamo qui e siamo a vostra disposizione. Avete una realtà come la vostra, un servizio del nostro comune, e non ci quindi noi siamo a vostra disposizione, pronti a collaborare per portare avanti tutti i fondi perché come amministratore comunitario ci sentiamo sempre grati a vedere l'associazione e la realtà con la nostra comunità. Ringrazio oggi la prima volta che molto direttamente per essere grazie a tutti. Ringrazio tutti i rapper, oramai senza alcuna una parte di voi, perché insomma mi ha perso il conto di quante scene ho partecipato, quindi è ancora come sempre un piacere venire qua, godere del vostro conoscivo, della compagnia. Mi sento di dire al sindaco di stare tranquillo, perché lo dico da dentro al lavoro, lo studente Bancherito è assolutamente la più importante realtà della Toscana a livello di organizzazione, diciamo così, di sciaturistico e di avviamento allo sport. Quindi dovete essere tutti fieri veramente del lavoro di questi ragazzi, ragazzi che si impegnano a titolo puramente gratuito, volontaristico, per il piacere di stare insieme, per il piacere di condividere momenti sulla neve. Chiaramente va chiesto, potrebbe non sembrare a un primo impatto una località adeguata ad avere lo studente più numeroso della Toscana, invece grazie al lavoro e alla creazione di tutti i ragazzi ci siete riusciti. Noi come regione siamo con voi, con il fatto che la cena è stata fatta una decina di giorni dopo il tempo al solito, vi abbiamo anche salutato con una bella nevicata stamattina. Speriamo che la neve continui, quella di oggi purtroppo non era sufficiente per sciare, ma speriamo e confidiamo che a breve potrete tutti passare delle belle giornate nelle nostre montagne. Grazie ragazzi, buona serata. Grazie. Ringrazio appunto per i tanti interventi che hanno fatto stasera i nostri ospiti, questi sono appunto i nostri sponsor che dopo grazie e potremo fare avanti con la gara di arrivare a passare la lotteria. Ci vediamo dopo per la lotteria, premi sorpresa. Bene, ragazzi, c'è anche il quadro. Quadro paura, per mancare. Quadro paura, ragazzi, il quadro fa paura. Ragazzi. Thank you.